Benvenuti alla settimana politica, iniziamo il nostro appuntamento di dopo la pausa estiva, andiamo a guardare insieme il sommario. Caso San Giuliano Boccia, il ministro verso le dimissioni, le proposte di nomina per la nuova commissione, il Consiglio dei Ministri proroga le concessioni balneari al 2027, il rapporto Draghi prossimo alla conclusione. Questa è la notizia che in questi giorni ha in qualche modo preso tutti gli spazi della politica e non solo italiana. Il caso San Giuliano Boccia, il ministro verso le dimissioni. Esploso il caso a fine agosto, continua a scuotere l'ambiente politico, in particolare il governo. Tutto è iniziato quando Maria Rosaria Boccia, 41 anni di Pompei, ha ringraziato pubblicamente il ministro della cultura Gennaro San Giuliano per l'incarico di consigliera per i grandi eventi del ministero. Tuttavia la sua nomina è stata immediatamente smentita da Di Castella. La situazione si è complicata poi ulteriormente quando Boccia ha presentato prove a sostegno delle sue affermazioni, da cui screenshot, email, biglietti di viaggio e video registrati durante gli eventi istituzionali. Come ricorderete, poi c'è stata l'intervista al TG1 del ministro. Poi San Giuliano ha ammesso di aver avuto una relazione personale con Boccia, ma ha negato di aver concesso incarichi e favori particolari, ribadendo che nessuna spesa legata alle sue attività è stata coperta da fondi pubblici. Tra l'altro sta indagando anche la Corte dei Conti. A seguito dello scandalo, il ministro ha offerto le sue dimissioni irrevocabili alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma già nel frattempo, in questi giorni, ha giurato il nuovo ministro Alessandro Giuli. Le proposte di nomina per la nuova commissione, questa è una partita importante che si gioca in nostro paese, come del resto anche tutti gli altri paesi. Il 30 agosto sono scaduti i termini per la presentazione delle nomine dei commissari europei che formeranno la prossima Commissione europea. Da parte sua, l'Italia ha proposto Raffaele Fitto come commissario europeo. L'attuale ministro con delega al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vanta una lunga carriera politica alle spalle, iniziata negli anni 90 in Puglia con la Democrazia Cristiana. Negli anni successivi ha ricoperto incarichi a Bruxelles come deputato europeo per diverse legislature. Altro tema importante, ma questo ce lo ricordiamo tutte le volte che si arriva all'estate, le concessioni balneari. Il Consiglio dei Ministri le ha prorogate fino al 2027. Quindi il Consiglio dei Ministri, che si è radunato il 4 settembre del 2024, ha approvato un decreto legge che tocca diversi settori cruciali. Una delle misure più rilevanti è la riforma delle concessioni balneari, risposta alle richieste dell'Unione Europea. Il decreto proroga la validità delle concessioni demaniali fino a settembre del 2027. Ci sarà chi non è d'accordo, insomma è un grande tema divisivo. Il decreto stabilisce l'obbligo di bandire gare pubbliche entro giugno del 2027, sono previsti indennizzi per i concessionari uscenti e tutele per i lavoratori del settore al fine di risolvere le 16 procedure di infrazione contro l'Italia. Il ministro Raffaele Fitto ha espresso soddisfazione per l'accordo con Bruxelles, sottolineando che si tratta di un passo necessario per evitare conflitti con le normative europee. C'è da chiedersi, nell'avvicinarsi poi delle gare, la qualità dei servizi, perché insomma ci confrontiamo tutti con i costi stessi dei stabilimenti balneari. Che fine farà, insomma, nell'approssimarsi della data di scadenza? Questo è uno dei temi di cui si parlerà non solo in questi giorni, settimane, ma si parlerà anche nei prossimi anni. L'ultima notizia è il rapporto di Draghi prossimo alla conclusione. Il rapporto redatto da Mario Draghi, richiesto un anno fa, sul futuro della competitività dell'economia europea, è prossimo quindi alla conclusione. L'ex presidente della Banca Centrale Europea, nel corso dell'incontro con i rappresentanti permanenti dei paesi dell'Unione Europea, lo ha presentato sia ai rappresentanti diplomatici dei paesi stessi, membri, sia ai leader parlamentari. Secondo le informazioni emerse a Bruxelles, Draghi ha sottolineato l'urgenza di una maggiore cooperazione tra le istituzioni europee, ma questo insomma è un dato importante, un dato solido di condivisione, insomma sta nella natura poi della stessa Unione Europea, o dovrebbe stare nella stessa natura dell'Unione Europea, proponendo anche possibili riforme istituzionali. Ha evidenziato come fattori critici per la competitività europea, come per esempio il ritardo dell'innovazione tecnologica, l'aumento dei costi energetici e la carenza di manodopera specializzata, siano
tra gli elementi su cui bisogna prestare più attenzione, oltre a tanti altri elementi. Questa era l'ultima notizia, staremo a vedere nei prossimi giorni, insomma, cosa succederà relativamente a quanto ci siamo detti, se ci saranno dei cambiamenti. Buon fine settimana.